La sua arte ha attraversato un secolo a cavallo tra la metà dell'Ottocento e i primi trent'anni del Novecento. Vittorio Corcos, livornese, una delle voci più stupefacenti della pittura della Belle Époque. Inizi da impressionista, cuore dei macchiaioli, anticipatore di fermenti avanguardisti, Corcos è un universo artistico poco esplorato, sempre adombrato dalla fama di pittori suoi contemporanei come Boldini e De Nittis. Un pittore per molti versi inedito che piano piano si svela al pubblico italiano. E Palazzo Zabarella a Padova gli dedica una personale. 109 capolavori tra ritratti, scene di vita spensierata e nostalgica sulla spiaggia di Castiglioncello. E lui si è accostato prima ai macchiaioli, poi agli impressionisti, poi al Liberty, e da ognuno di questi movimenti ha saputo trarre un po' il meglio, diventando quindi un grande testimoni di quell'epoca attraverso dei capolavori come Sogni, come In lettura sul mare, come i famosi ritratti di Carducci, che impressioneranno perché sono opere in gran parte che non sono state mai viste dal grande pubblico. La maggior parte delle opere che si potranno ammirare dal 6 settembre è inedita, non è mai stata esposta in pubblico, come Ritratto di Iole Biagini Moschini, quadro già arrivato nelle sale di Palazzo Zabarella. C'è un'idea di anticipare la mostra con questo quadro per 2 mesi ora, con quest'opera. In realtà la costruiremo ovviamente nei grandi cavò di Palazzo Zabarella, assolutamente in sicurezza. Certo che è un'opera, era importante averla qui oggi perché segna 2 cose. È un'opera mai vista prima, cioè inedita. Si sapeva che era stata, come dire, realizzata dal pittore, ma non presentata al pubblico. E questa è l'altra cosa molto importante di questa mostra che faremo. Di 109 opere esposte, ben 45 opere sono inedite, e che permette di rileggere non solo Corcos in una chiave assolutamente nuova, ma anche questo momento della pittura italiana. Il percorso della rassegna ruota attorno al dipinto Sogni, ritratto di una donna libera, caparbia, volitiva, uno sguardo che fece discutere alla prima esposizione alla Fiera dell'Arte dei Fiori a Firenze nel 1896. Corcos, sì, apparentemente, a parte questa fase legata all'impressionismo, potrebbe sembrare un pittore che dipinge come si deve dipingere, un pittore tradizionalista, però anche in questo suo tradizionalismo, in questo suo confrontarsi importante per esempio con la fotografia, Corcos poi anticipa delle soluzioni luminose, anticipa quel tipo di ritorno alla realtà, alla tradizione, che poi sarà tipico della pittura tra le due guerre. Lo splendore della Belle Époque, queste donne stupende, è un'immagine di un momento della nostra storia assolutamente affascinante. Corcos è il grande interprete di questo momento e di questo mondo.